Ciao bambini, oggi vi spiegheremo la disuguaglianza triangolare. Il teorema della disuguaglianza triangolare afferma che in ogni triangolo ciascun lato è minore della somma degli altri due. Innanzitutto, il triangolo è un poligono con tre lati e tre angoli. Quindi, considerando questo esempio di triangolo ABC, affermiamo che l'abbiamo ottenuto perché il lato AB è minore di BC sommato ad AC. Infatti, il termine disuguaglianza indica la relazione fra grandezze omogenee quando una è maggiore o minore dell'altra. Quindi, se prendiamo in considerazione tre segmenti AB di 6 cm, BC di 3 e AC di 2 e posizioniamo quello più lungo come base del nostro ipotetico triangolo, possiamo constatare che sommando gli altri due segmenti non si otterrà mai una figura chiusa, proprio perché i segmenti BC e AC, non essendo maggiori della base AB, non riusciranno mai a congiungersi. Proviamo ora a dare una dimostrazione pratica. Quindi tagliamo una cannuccia in quattro parti diverse di lunghezze differenti, due relativamente lunghe e due più corte. Provando a unire quel pezzo più lungo e i due pezzi più corti, possiamo verificare che non si riesce ad ottenere nulla, proprio per l'affermazione fatta in precedenza. Se invece sostituiamo uno dei due pezzi più corti con uno dei pezzi più grandi, notiamo che ora i tre lati si congiungono, formando un triangolo. Infine, osserviamo che la somma dei due pezzi di cannuccia corti forma un segmento più corto della base. Mentre la somma di un pezzetto lungo e di uno corto è maggiore del segmento base. Quindi possiamo concludere affermando che non sempre si può costruire un triangolo, ma solo se c'è un lato minore della somma degli altri due. Ciao Ciao bambini, alla bambini, prossima! alla prossima!